Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, sono in Malesia. Sto visitando dei posti, dei luoghi emozionanti, dei paesaggi in mozzafiato e sto cercando di trasmettere anche a voi tutta una serie di emozioni con dei piccolissimi clip. Mi vogliate scusare, questo video non sarà sicuramente di altissima qualità, però il contenuto è importantissimo. Mi vogliate scusare perché oggi è tutto il giorno che viaggio in moto, sono stanchissimo, avrei potuto fare questo video domani in una situazione più rilassata, adesso non mi viene neanche bene di parlare perché veramente sono stanco morto, mi trovo in una camera di hotel e non ho nulla da farvi vedere, però ho qualche cosa da raccontarvi. Un'emozione a caldo si trasmette meglio, per cui cercherò di tramandare anche a voi quello che ho provato arrivando qua. Mi trovo in questo momento a Sari Cay, andatevi a cercare questo posto nella cartina. Sari Cay si trova nel Borneo, nella Malesia, è un posto circondato da delle foreste immense, delle foreste veramente incredibili, incredibili sia perché sono proprio disabitate, lì veramente difficile anche entrarci in quelle foreste lì. E sono delle foreste bellissime perché abbiamo attorno una natura ancora intatta, incontaminata, senza la presenza dell'uomo. Arrivando a Sari Cay è uno spettacolo impressionante, tutto il percorso, poi facendolo in moto, offre tutta una serie di emozioni che si riescono a percepire a pelle, proprio bellissimo. Io volevo raccontarvi un aneddoto, perché questo video qui è un aneddoto, perché vi voglio trasmettere la mia impressione che ho avuto io arrivando qua. Arrivato qua nella sera sul crepuscolo, che ancora il cielo era illuminato, ma con il sole all'orizzonte, il cielo della città era frastornato da una marea di uccelli, a milioni, uccelli a milioni. Io non ho mai visto una cosa simile. Credo erano degli uccelli, saranno state delle rondini. Presumo delle rondini, adesso non si facevano vedere a basso, però volavano giusto ad altezza dei tetti delle case, ma milioni di rondini. Io non ho mai visto una cosa così in vita mia, così tanti uccelli non avevo mai visti. Probabilmente col crepuscolo vengono attirati dalle luci delle case, delle strade, le luci fanno un po' da faro, attirano questi uccelli e la città si riempie di questi suoni, di questi cinguettii di uccelli ed è incredibile. Guardare il cielo è come guardare uno sciame, è una cosa incredibile, milioni e milioni di uccelli. È stata un'emozione bellissima. A Sari Cay, arrivato qua, ho notato lungo i cordoli delle strade ci sono dei canali di scolo, non sono canali fognari, sono dei canali di scolo perché qui comunque siamo nella zona equatoriale, quando piove la pioggia è battente, molto forte e dirompente, per cui le strade sono studiate anche in modo da poter scolare ed effluire in maniera adeguata a tutto questo fiume d'acqua che si riversa dal cielo, che si riversa sulla terra. Guardando così in città per terra ho visto in italiano si chiamano cancri, sono quegli animaletti con le chele che si mangiano anche, sono dei crostacei. In città li ho visti camminare nelle canaline, erano secche le canaline perché quando sono arrivato io non pioveva. Vedi questi cancri con le chele, tac tac tac, che camminano in città, impressionante. Non mi immaginavo che esistessero dei posti dove ci sono degli animali così che camminano, li trovi tranquillamente nella città di queste dimensioni. Ta, ta, ta. Poi qualcheduno si immergeva in uno stagno, trovi le rane in città, trovi le rane che saltano. Un posto emozionante.
Ecco, per quanto riguarda invece il feedback sul posto, non dobbiate pensare, siccome qui ci troviamo in mezzo alla giungla, siamo fuori dal mondo. In realtà, quando arrivi in città, è una città normalissima. Domani io vi mostrerò i quartieri, anche quelli rionali. Sono nella media italiana. Ecco, noi italiani siamo molto presuntuosi, siccome l'Italia fa parte del G8, crediamo di far parte degli otto grandi, però in realtà in Italia ci sono intere aree, soprattutto quelle del Mezzogiorno, che sono a livello dello Zimbabwe, peggio del Burundi, cioè molto peggio della Malesia, delle zone della giungla, perché comunque tu arrivi. Qui è vero che sei circondato dalla giungla, boschi e tutto il resto, però in città dove vai, vai, trovi il wifi. Ho cercato, ho guardato diversi hotel, ecco, gli hotel sono molto di bassa categoria, però comunque hanno tutti il wifi, i servizi ci sono. Ho avuto modo l'anno scorso di visitare l'Italia. Se tu vai nelle città del Mezzogiorno, vai a, che ne so, Messina, un Calabria, comunque vai a vedere un Puglia, così. Il parco auto è tutto mezzo gibollato, sono tutte gibollate le auto. Ecco, qui nel Borneo, comunque tu nelle città, vedi tutte le macchine nuove, anche quelle che sono leggermente datate, però sono tutte in perfetto stato. Non trovi, oggi guardavo in giro, non trovi una macchina gibollata. Cioè non è che dici, è vero, siamo fuori dal mondo, e allora ci troviamo in quella situazione. No, diciamo che il livello è nella media italiana, siamo un livello di servizio leggermente più basso del nord Italia e leggermente più alto di quello che è il mezzogiorno dell'Italia. Io combatto anche dal punto di vista politico, si può dire, perché io vorrei vedere un'Italia al passo con i tempi, una Italia moderna, progredita, l'internet, il wifi libero, accessibile a tutto. Purtroppo sono cose che non stanno accadendo. L'Italia è veramente un paese arcaico. Io manco da più di 20 anni dall'Italia, però mi rendo conto, quando vado in Italia io mi trovo in difficoltà, perché le cose, che ne so, il telefonino, il GPS, quello, la SIM, che negli altri paesi le fai abbastanza senza burocrazia, comunque le fai in maniera veloce. In Italia, in alcune zone, tu compri la SIM, te la vendono perché c'è il negozio, c'è l'operatore, però quella SIM non prende, è fuori copertura. A me mi è capitato questo, per esempio. Poi cambio compagnia, in quella zona lì era fuori copertura anche l'altra compagnia, non ti avvisano, non c'è una mappa ben dettagliata. Ecco, in Italia su tante cose siamo un paese veramente arcaico. Io domani vi porterò in giro per questa città, questa cittadina, e vi mostrerò che è veramente un posto molto bello. Molto bello il tenore di vita. Ve l'ho già detto, un po' più alto che il Mezzogiorno d'Italia. Ci sono, io sono andato a vedere anche oggi i quartieri di periferia, ma sono tutti ville all'europea, stile occidentale, le strade non c'è un buco. Se tu vai in Italia in un posto equivalente, ma non solo nel Mezzogiorno, ma anche nelle nuove strade, sono rotte, trovi molta più spazzatura che qua. E trovi anche il livello delle abitazioni è più scadente. Cioè, noi abbiamo molta autostima di noi stessi, perché diciamo l'Italia è la patria di Dante, della cultura e di quello. In Italia ci sono città bellissime. Io sono stato, per esempio, in Sicilia ad Acireale, ho scoperto una città bellissima, però bellissima per via dei nostri antenati, dei tempi che furono, ma non bellissima nell'attuale. Noi siamo peggio degli Zulu, peggio veramente, altro che il Borneo, la giungla e tutto il resto. L'Italia è un paese molto arcaico. Io voglio che voi vi consapevolizziate di questo. Ecco, per essere consapevoli di cosa è l'Italia, bisogna viaggiare e andare a vedere all'estero. Non solo i posti belli, andate a vedere anche quelli sperduti nelle giungle, nei posti meno accessibili del mondo, come